perché vogliamo rendere attuale e viva la giornata della memoria, e l'espressione più viva della nostra società sono i giovani. Dai giovani dobbiamo veramente riprendere, imparare, soprattutto perché talvolta il mondo giovanile è vittima di un certo modo di esprimersi, forse lo prende anche dai talk show e dai dibattiti televisivi, ma ci sono espressioni sui media e sui social che spesso sono ricche di violenza e di aggressività. L'ho detto ai ragazzi e voglio veramente esprimere oggi che la scuola è il luogo principe in cui la cittadinanza si costruisce e si educa. Quindi è questo il messaggio che vogliamo dare. Dai ragazzi, attraverso la scuola, le istituzioni possono prendere e donare, e soprattutto far sì che la memoria diventi futuro già da oggi. Assessore, questa mattina avete consegnato un libro particolarmente significativo ai ragazzi per celebrare il giorno della memoria. Qual è il messaggio? Il messaggio credo che possa essere veramente sintetizzato nel piccolo segnalibro che noi abbiamo consegnato ai ragazzi insieme al libro. È una frase importantissima che la nostra senatrice a vita Lina Nasegre ha scritto: l'indifferenza è più colpevole della violenza stessa. Ecco, è questo il motivo per cui abbiamo provato a regalare, a donare una traccia scritta che possa rimanere nel pensiero e nei ricordi dei ragazzi, perché loro sono i nostri testimoni.